Ciao da Medeo! Quando si tratta di componenti per PC di alto livello, Deepcool è un marchio affermato e riconosciuto che sta guadagnando sempre più popolarità. L'azienda è focalizzata sulla fornitura delle migliori soluzioni termiche sotto forma di dissipatori ad aria e a liquido. Quello che ho qui non fa assolutamente eccezione, si tratta del Deepcool Castle 240X White, una soluzione di raffreddamento all-in-one da 240 mm. È costituito da un radiatore realizzato in alluminio, due ventole da 120 mm che sono ancora nella scatola con il compito di generare un flusso d'aria necessario per il funzionamento del dissipatore. Il telaio delle ventole è realizzato in plastica, il colore è bianco, mentre le pale e i gommini antivibrazione sono di colore nero. Ogni ventola ha 9 pale con canali d'aria dedicati su ogni pala. Al centro è presente il logo del marchio Gamer Storm, di proprietà di Deepcool, di colore bianco. Inoltre ogni ventola ha un cavo connettore PWM piatto a 4 pin. La profondità totale del radiatore, compresi i raccordi e l'innesto, è di 4,5 mm. L'unità viene fornita con una pasta termica preapplicata esattamente qua. Il lato destro del radiatore ha una valvola di rilascio della pressione vicino alla testata. Il Deepcool utilizza la tecnologia anti-leak, che è la loro tecnologia brevettata, una tecnologia proprietaria, in tutti i loro dispositivi di raffreddamento a liquido. Con gli IO, che è un acronimo che sta per All-in-One, la principale preoccupazione degli utenti è appunto la paura di eventuali perdite che potrebbero verificarsi a causa della pressione del circuito interno e dei raccordi allentati. Deepcool ha installato una sacca di rilascio della pressione a base elastica sul lato di uscita del radiatore. Sostanzialmente un lato di questa sacca è immerso nel liquido di raffreddamento mentre l'altro è esposto all'aria. Deepcool ha fornito un controller inoltre RGB per l'illuminazione direttamente sul blocco. È alimentato da un connettore e ha semplici operazioni per il caricamento delle modalità di illuminazione e controllo della velocità direttamente dall'applicazione. L'utente può sincronizzare l'illuminazione direttamente dalla scheda madre utilizzando il cavo di sincronizzazione fornito in dotazione. Ovviamente trovate anche il cavo splitter PWM 1 e 2 e il controller ARGB. Dove potete trovare questo dissipatore? Beh, ovviamente su vpmpower.com. È molto carino, ha un rapporto qualità-prezzo ottimo e se state facendo una build bianca è praticamente perfetto. Comunque non solo il dissipatore, perché ne troverete moltissimi altri sia ad aria che a liquido. Mi raccomando, vi chiedo di supportare il nostro lavoro se il video è stato di vostro gradimento, lasciandoci un bel mi piace e iscrivendovi al canale. Vi aspetto nei commenti. Ciao, alla prossima!